Andamento delle vaccinazioni al centro del dibattito in aula. Maggioranza e opposizione divisi sul funzionamento della campagna. Al di là delle posizioni di parte, il dato oggettivo è che neanche il 2% della popolazione ha completato il ciclo previsto. Presentato dalla presidente uscente Rosanna Pugnalini, il bilancio di fine mandato della Commissione Pari Opportunità. Negli ultimi 5 anni, tante collaborazioni e diverse battaglie per contrastare le differenze di genere. A margine, però, è la realtà che incombe, con 3 nuovi casi di femminicidio in poche ore. Sono poco più di 70.000 le persone che in Toscana hanno completato il ciclo di vaccinazione contro il Covid. In pratica, poco meno del 2% della popolazione. Numeri che non possono far sorridere, anche perché nelle ultime settimane il virus è di nuovo tornato a farsi sentire. Non a caso, da domenica, il territorio tornerà in fascia arancione. È chiaro quindi che in Consiglio regionale ci sia un dibattito acceso sul funzionamento del piano vaccinale, considerando anche che giovedì 11 febbraio sono state iniettate le prime dosi di AstraZeneca. Una svolta importante, secondo il governatore Eugenio Giani, perché permette di aggiungere un'altra opportunità per arginare la pandemia. Opinione condivisa sia con Enrico Sostegni del PD che con Stefano Scaramelli di Italia Viva. Il consigliere dei Democratici ha evidenziato comunque che ci sarà un ritardo nella copertura degli over 80, mentre l'esponente renziano ha ricordato come si tratti di una conquista, arrivata ad appena un anno di distanza dall'esplosione dell'emergenza. Ho impostato un piano vaccinale molto stringente che pone la Toscana fra le regioni che in modo più efficiente ed attivo si stanno adoperando per la somministrazione di vaccini. Proprio oggi io sto andando a Prato, arriverà quello che sono le prime 15.000 dosi di vaccino AstraZeneca e il vaccino AstraZeneca sarà quello che immediatamente, appena io vedo le dosi, noi metteremo in prenotazione perché fra 48 ore, giovedì, possa essere somministrato a chi si prenota. Naturalmente le categorie che ci vengono indicate da Roma sono quelle degli insegnanti sotto i 55 anni, delle forze dell'ordine, dei servizi pubblici. Comunque gli insegnanti non lasciano adito a nessun tipo di interpretazione diversa, quindi sono quelli che raccoglieremo subito insieme alle forze dell'ordine per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. In questo momento quindi la Toscana sta sviluppando 3 linee di vaccinazioni. L'unica scelta che è quella che sta facendo la Giunta è quella di destinare i vaccini che si possono usare per gli ultra ottantenni per quella fascia di popolazione e quindi destinare fin da subito il più possibile i Pfizer e Moderna alla popolazione anziana. Questo ovviamente, è chiaro, ritarderà i tempi che ci eravamo immaginati nella vaccinazione degli ultra ottantenni, però siamo fiduciosi del fatto che una volta chiuse le vaccinazioni sanitarie si possa incrementare in maniera veloce e poi abbiamo visto che da una settimana all'altra cambiano le notizie e anche le quantità e sappiamo che ci sono anche altri vaccini che sono in procinto di arrivare, quindi diciamo intanto concentriamoci perché tutte le dosi che arrivano siano impiegate in maniera ottimale per i cittadini più critici. Sono mai problemi, quando arrivano i vaccini sono sempre grandi opportunità, lo sono a vantaggio delle persone che hanno più di 80 anni e ringraziamo fin d'ora i medici di famiglia per l'operazione che faranno, lo sono per tutte le persone che hanno bisogno di essere vaccinati, soprattutto per le categorie che sono più esposte. A me ha fatto molto piacere vedere che siano gli insegnanti, per esempio, una di quelle categorie che prima di altri verrà vaccinata e come questo ogni altra forza, tutte le forze dell'ordine, tutte le persone che sono esposte sia del sistema sanitario che sociosanitario e tante altre persone che beneficeranno dei vaccini. Non ci dimentichiamo che la pandemia è iniziata un anno fa e prima di un anno sono arrivati i vaccini. È un evento straordinario, quindi non stiamo lì a guardare se una settimana prima o una settimana dopo, è un evento che era imprevedibile per quanto riguarda le dinamiche della scienza. L'entusiasmo non fa invece capolino tra i banchi dell'opposizione. Marco Stella di Forza Italia, che ha presentato ben 4 interrogazioni sul tema all'assessore Simone Bezzin, si è detto non soddisfatto della gestione,
mentre Irene Galletti del Movimento 5 Stelle è ritornata a insistere sulla necessità di liberare la produzione dei vaccini dai brevetti. Noi oggi abbiamo presentato come gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale ben 5 interrogazioni sul piano vaccinale. Non siamo assolutamente contenti della risposta, lo abbiamo detto in maniera molto chiara in aula, perché ci sono ancora tantissime lacune sul piano vaccinale. La prima è che i vaccini sono troppo pochi per le esigenze dell'Italia e in particolare della nostra regione. La seconda è che c'è tantissima confusione su chi si potrà vaccinare, perché si possono vaccinare le forze dell'ordine e i servizi essenziali. Quali sono i servizi essenziali? Servizi essenziali sono i guidatori, per esempio, del trasporto pubblico, punto interrogativo. Ancora le linee guida non ci sono. E poi esiste una fascia, che è una fascia assolutamente scoperta, perché il vaccino si fa fino ai 55 anni e poi che cosa succede? Io insisto che questo piano vaccinale, così come è stato declinato dalla Regione Toscana, ha molta confusione in sé. Ci sono stati dei problemi in diverse province e non soltanto legati alla fornitura della Pfizer, che è stata rallentata, pure anche lì poteva essere trovato un sistema, un rimedio, producendoli in proprio grazie all'articolo 31, come la mozione che avevamo presentato, ma di fatto nessuno ha voluto discuterla. La verità è che adesso continuiamo ad andare abbastanza alla cieca, con molto disordine, e non vedo questa giunta attenta, e soprattutto non la vedo in grado di risolvere i problemi. Ci sono sicuramente delle persone che hanno necessità in questo momento di essere urgentemente vaccinate, ma non le vedo mettere nell'ordine delle priorità, e ci sono anche molte segnalazioni preoccupanti riguardo l'utilizzo dei vaccini. Pensiamo a quelli che hanno ricevuto la dose, delle dosi che dovevano essere per 6 persone, 6 vaccini, e invece sono diventate 7. Qui ci sono delle domande importanti da fare non solo alla Giunta, ma anche a tutto il sistema sanitario che lo sta organizzando. Sulla stessa lunghezza d'onda si è posto Andrea Ulmi della Lega, che ha parlato di una confusione generale sul tema. Chi si è distaccato dai colleghi è invece Diego Petrucci, il consigliere di Fratelli d'Italia, si è soffermato sui dati Covid, invitando anche l'opinione pubblica a non dare un quadro allarmante della situazione, perché così non è. Io credo che è un po' ottimistica pensare che prossima settimana si inizia la seconda fase, perché ci abbiamo ancora da finire la prima. Noi i dentisti, per entrare nello specifico mio, da oggi iniziano a poter prenotare, per cui io stesso sarò la prossima settimana, la settimana ancora dopo. Quindi credo che non ce la faremo, la tempistica secondo me è del tutto falsata, perché fino a che non ci saranno i medici di famiglia che potranno incominciare a vaccinare, credo che i tempi saranno ridotti e i numeri saranno quelli che sono, cioè minimi. Non solo, ma c'è anche un certo pressappochismo nella idea di come procedere nella vaccinazione. È evidente che sono giorni che i contagi giornalieri giorno dopo giorno calano, che sono diminuiti addirittura posti occupati in terapia intensiva e che i ricoveri sono all'incirca gli stessi. Soprattutto chiediamo anche a chi fa comunicazione, a chi fa informazione, di non gridare al lupo in questo momento, che non giova a nessuno. Questi sono i numeri, dal 6 febbraio ad oggi tutti i giorni stanno calando. Di fronte alla realtà di questi giorni non ci sono progetti, iniziative e appelli che tengono. La prima a esserne cosciente è Rosanna Pugnalini, che in settimana ha presentato in aula la relazione di fine mandato come presidente della Commissione Pari Opportunità. In quelle stesse ore altre 3 persone si aggiungevano alla lunga lista delle donne uccise da uomini a loro vicino. Una striscia di sangue che non si è interrotta neppure durante la pandemia. Sì, forse sono diminuiti gli omicidi, ma non le violenze. Anzi, se possibile, sono aumentate, a fronte di un numero risicato di denunce. Fatto evidenziato proprio da Pugnalini, che ha affermato come l'attenzione sul tema non può mai calare. Purtroppo la situazione, ce lo dicono i dati, la situazione è serissima. 3 femminicidi in poco più di 24 ore sono un dato che non può
che farci dire che non possiamo abbassare la guardia. Io l'ho detto chiaramente in questi giorni, ho partecipato a trasmissioni, l'ho detto sul mio profilo, che è vero che viviamo nel momento in piena pandemia e quindi abbiamo un'emergenza sanitaria, abbiamo un'emergenza economica e in questi giorni si sta formando forse un nuovo governo, ma questo tema del femminicidio non può passare in secondo piano. Noi abbiamo una piaga sociale nazionale che ha bisogno di grande, grandissima attenzione e di fronte ai dati che purtroppo abbiamo mese dopo mese dobbiamo non solo mantenere alta la guardia, ma le istituzioni devono mettere in campo tutto quello che possono, soprattutto per una svolta culturale in questo Paese. Tornando poi sulle attività svolte negli ultimi 5 anni, la Presidente ha espresso il rammarico per una battaglia condotta senza successo. Ancora oggi in Toscana non ci sono donne che amministrano comuni sopra i 50.000 abitanti. Per la Pugnalini è opportuna soprattutto una svolta culturale. Purtroppo non abbiamo, ad esempio, sopra i comuni con 50.000 abitanti, non ci sono sindache. Noi in questi 5 anni abbiamo lavorato fortemente su questo per promuovere proprio una partecipazione attiva anche delle donne, perché insomma abbiamo tante donne competenti nella nostra regione, in modo che possano andare a ricoprire ruoli istituzionali o apicali nei vari settori della società. L'abbiamo visto chiaramente anche in questo ultimo anno dell'emergenza sanitaria, fin dai primissimi mesi, quando l'allora Presidente Conte ha costituito le task force, in queste le donne erano praticamente assenti. E la motivazione che è venuta per questa assenza è le donne non ricoprono ruoli apicali. Quindi, come dire, è venuta fuori per davvero una cosa che tutti noi sapevamo, ma che spesso ci veniva contestata. Perché quando magari andavamo a fare delle iniziative, quando cercavamo di promuovere la presenza femminile anche nei ruoli apicali, ci veniva detta: ma sì, ma negli ultimi anni c'è stato un avanzamento importante nelle carriere anche femminili. E io rispondevo: è vero, ma ancora le distanze sono abissali e quindi queste distanze vanno superate. È chiaro che il lavoro da fare è veramente tanto. Dei casi di femminicidio hanno parlato anche Elisa Montemagni e Irene Galletti. Per la rappresentante della Lega è fondamentale che la luce su questo dramma continuo rimanga accesa e che anche le donne provino a fare la loro parte, partendo proprio dalla denuncia degli abusi subiti. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha declinato il tema in maniera differente, soffermandosi sull'eccesso di atti discriminatori presenti nel nostro paese. Le donne sono le prime vittime di questo processo, ma non le sole, ha affermato la consigliera pentastellata. Se non si svolta culturalmente, sarà dura avere la meglio. Dobbiamo continuare a provarci, in tutte le sedi, in tutte le istituzioni, a tutti i livelli. Noi dobbiamo essere vicino a tutte le fasce deboli, che possono essere le donne davanti alla fisicità di un uomo che per conformazione naturale è più forte, ma anche tutte quelle persone che vivono la debolezza della loro persona. Questo diventa fondamentale e credo che ci sia ancora tanto, tanto da costruire. Vediamo che purtroppo i problemi non sono ancora risolti, ma è nostro dovere provarci e cercare di entrare nel merito, cercare di capire se ci sono soluzioni, cercare anche di spronare le donne alla denuncia e di mettere in pratica anche proprio delle soluzioni per aiutarle in un processo che non è solo fisico ma spesso è anche psicologico. Io dico sempre che si possono fare le migliori leggi al mondo per le pari opportunità, ma se non sono supportate da una base culturale che deve venire già da ragazzi, e sono destinate tutte a cadere nel vuoto. Le pari opportunità significa oggi, anzi significa soprattutto rimuovere tutti gli ostacoli che non permettono alle persone di esprimersi nella loro totalità all'interno della società. E si parla non soltanto di donne, ma si parla anche di discriminazioni che avvengono per la religione, per l'orientamento sessuale, per l'età, per molte altre cose. La nostra società è piena di discriminazioni e quella delle donne è quella che più emerge. Allora c'è soltanto un modo per riuscire ad affrancarci. Significa fare un lavoro culturale innanzitutto, che passa anche dalle leggi, ma passa soprattutto dal finanziamento delle iniziative che vanno incontro alle pari opportunità.